È tornata nel centro storico di Arezzo la grande festa dello shopping, la Notte Bianca in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi. Un fiume di persone si è così riversato tra le vie e le piazze della città. Penso che le aspettative siano alte, perché comunque è un'occasione di acquisto, un'occasione di, come dire, una boccata d'ossigeno per i commercianti. Peraltro cade insieme alla fiera antiquaria, una fiera molto, come dire, molto frequentata, bella, ricca, quindi una serata, insomma, una giornata importante per la città che è viva, si vede dalla gente che c'è in giro, molti turisti, molti stranieri, questo ci fa particolarmente piacere, quindi una serata importante, una delle serate dell'estate aretina che si spera porti i loro frutti. Una notte di acquisti, aperitivi, cene sotto le stelle, ma anche musiche di intrattenimento, 300 le attività coinvolte. Le aspettative, come sempre, quando partono i saldi sono molto alte, anche perché poi questa è stata anche una stagione, diciamo, non brillantissima, per tutta una serie di motivi, sia climatici ma anche soprattutto legati anche al potere d'acquisto, e quindi un po' ancora, diciamo, le famiglie risentono dell'inflazione e quant'altro. I saldi quest'anno iniziano in questo primo sabato di luglio, fortunatamente iniziano dappertutto uguali, quindi anche nelle regioni limitrofe, e questa è una cosa molto, molto importante. I saldi è un po' cambiato, nel senso che prima si consumavano nei primi 15 giorni, diciamo negli ultimi anni invece hanno un'onda un po' più lunga, quindi sicuramente, diciamo, un saldo per capire come vanno, fra virgolette, i saldi lo potremmo fare tra una settimana e 10 giorni, non prima. Però, insomma, Shopping sotto le stelle nasce proprio per portare la gente in centro, per promuovere i saldi, per far sì che poi le persone trovano un clima accogliente, un po' di divertimento per, diciamo, fare gli acquisti e stare in compagnia. Novità di questa edizione di Shopping sotto le stelle, la collaborazione con la Casa Museo Ivan Bruschi. Tutti coloro che acquisteranno nei negozi, nelle oltre 300 attività del centro storico, questa sera per la prima notte dei saldi estivi, potrà entrare nella Casa Museo Ivan Bruschi e potrà vedere, scoprire la Libera Maniera, che è una delle ultime mostre, appunto, che interessano Casa Bruschi. È un gioiello meraviglioso incastonato, appunto, tra il centro storico di Arezzo, e quindi sicuramente sarà un luogo da visitare, e speriamo che i scontrini siano tanti.